Assolutamente una dis, ed è un vero peccato, perché avremmo potuto apprezzare la dote artistica, sì, proprio di stilista, visto che si era cimentato a disegnare vari modelli per il zona femminile. Tutto questo proprio nell'ambito di un congresso popolare europeo. Ora, vi rendete conto di che cosa può essere? Di che cosa può significare entrare in un'aula del Parlamento europeo? Cercare di portare le istanze, cercare di denunciare, perché per me il termine giusto è denunciare quello che accade in questo paese con la complicità del capo dello Stato. Trovarsi di fronte a persone che ti insultano, a me non è che spaventa il fatto che loro mi insultino. A me spaventa e mi ha spaventato molto di più quando il 25 settembre tutti i parlamentari europei, me compresa, sono stati ricevuti dal capo dello Stato e quando il capo dello Stato a un certo punto si è fermato e rivolgendosi a noi sette dell'Italia dei Valori ha detto: dovete smetterla di portare le istanze italiane al Parlamento europeo. E avevamo appena cominciato, c'erano solo due atti presentati là, due, tutti e due a firma mia. La richiesta di procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la violazione della Convenzione di Ginevra rispetto ai respingimenti dei barconi degli immigrati. Il lodo Alfano, perché ancora la Corte Costituzionale non si era espressa, quindi ho fatto un'interrogazione sul lodo Alfano. E l'altro atto, sempre a firma mia, riguardava la risoluzione urgente nei confronti dell'Italia per la libertà di stampa e la libertà di informazione. E lui ha detto queste parole davanti a tutti, ha detto: la dovete smettere di portare le istanze italiane al Parlamento europeo, perché il Parlamento europeo non può e non deve fare da cassa di risonanza. Io sono uscita dalla dentro indignata e gli ho risposto immediatamente, l'ho spesso davanti, abbiamo fatto due comunicati stampa, dicendo che noi avremmo continuato a portare le istanze e le denunce. E quelle sue minacce non ci avrebbero scalfito assolutamente. Ora vi rendete conto quanto è preoccupante quando segnali del genere arrivano da chi dovrebbe garantire l'ordine e il rispetto della legalità costituzionale in questo paese? Vi rendete conto quanto è destabilizzante rendersi conto che non siamo più in un regime democratico e guardare, guardate che in questo paese il popolo italiano ha due velocità. C'è una parte di popolo italiano, che è sicuramente una minoranza, che ha capito quello che sta accadendo e quindi fa i presidi, e quindi scende nelle piazze e quindi si organizza in maniera spontanea. E c'è un'altra parte del paese, io l'ho notata anche oggi, e stanotte, guarda, stanotte è stata una cosa incredibile. Noi eravamo a Nettuno, appena abbiamo, Antonio Di Pietro mi ha mandato un messaggio per dirmi, Napolitano ha firmato, c'è stato uno scambio di sms tra me e lui, forti, intensi, perché comunque dicevo stavolta con le mazzate ci devono fermare, lui diceva purtroppo sì. E noi da Nettuno abbiamo preso la macchina e siamo scappati immediatamente a Roma per andare al Quirinale. E mentre attraversavamo la città c'erano migliaia di macchine con dentro ragazzi che andavano a ballare. Non gliela fregava assolutamente nulla di quello che stava accadendo. Stamattina noi eravamo in piazza a Palazzo Chigi e le vie attinenti, la Tigue, via del Corso, eccetera, eccetera, intasate di gente che andava a fare shopping, che andava a guardare le vetrine. Stanotte noi eravamo lì, ci siamo spostati dal Quirinale, ci siamo spostati qua a Palazzo Chigi e la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di tenerci per mano. Mentre cantavamo Bella Ciao e cercavamo di passeggiare e di cingere con questa catena umana a Palazzo Chigi, lo sapete che cosa hanno fatto i poliziotti? Che si sono spaventati, sono venuti immediatamente da noi e hanno cercato, dateci i documenti, siccome io rappresentavo le istituzioni, ho sentito il dovere di andare io a dare il mio documento per evitare che venissero identificate altre persone. Mi sono presentata, gli ho dato il mio documento, lui si è allontanato, si è messo al telefono. E mi ha detto no, vado a identificare, questi figuri, la decima volta, decima, dodicesima, non me lo ricordo più, però sono sempre stata identificata, guardate che posti, CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, perché ero lì sotto a protestare contro la decisione del CSM quando trasferiva i magistrati che indagavano sui politici, magistrati come la Forleo, Verasani, Mursi, Apicella, lo stesso Luigi che adesso è il mio collega,
Oppure quando ero davanti a Montecitorio, davanti a Palazzo Chigi, davanti alle prefetture per manifestare contro scelte criminali e scellerate che i governi nel tempo hanno portato avanti. Non mi sembra che questo paese vada veramente a due velocità. Gente a protestare e gente, la stragrande maggioranza non si rende conto di nulla e che continua a far scorrere la propria vita, perché è giusto che sia così, se la sono ingabbiata la loro testa. Gli hanno inibito la capacità di capire, la capacità di analisi, la capacità di comprendere, la capacità anche di agire e di decidere. Perché se poi c'è gente che si sveglia, per uno che si sveglia ce ne sono 10 pronti a dirgli dove vai, stai fermo, tanto non cambia nulla. È sempre stato così. E lo fa addirittura sentire ridicolo. Allora io credo che forse in questo paese non ha importanza quante saranno le persone che scenderanno nella piazza. Io penso che oggi più che mai 10 persone che scendono in piazza, ma 10 persone animate, di buoni propositi, che conoscono la storia di questo paese, valgono più di 1000 persone che magari prendono in pullman solo per andarsi a fare una scampagnata, una gita a Roma o altro. Guardate che quando bisogna scendere in piazza per difendere qualcosa che appartiene, che ci appartiene, non ci dovrebbe essere bisogno di grandi proclami, non ci dovrebbe essere bisogno di grandi annunci di manifestazioni. Bisognerebbe sentirsi toccare dentro talmente tanto, in maniera talmente forte e veemente, che l'unica sensazione di liberazione che dovremmo provare dovrebbe essere proprio quella di scendere nelle piazze e urlare il nostro dissenso. Qualcun altro ha proposto di imbracciare i fucili. Io direi che forse è il caso di imbracciare la nostra Costituzione e scendere nelle piazze. E dire che c'è qualcosa. E dire che c'è qualcosa che non può essere dimenticato, non può assolutamente, non deve essere dimenticato. Oggi, e io vi vedo, credetemi, voi che vi siete candidati, e vi guardo rivivendo, questa per me è la terza campagna elettorale in 2 anni, ho fatto 2008, 2009 e 2010. Vi guardo e capisco la difficoltà, l'ansia, quanto ci si senta combattuti, perché a volte anche il nostro partito qualche scivolone lo piglia. L'importante è poi riuscire a recuperare. L'ansia, la sensazione di impotenza, di incapacità a volte, perché io sono incapace davanti a una montagna, spado con le mani nude mentre loro hanno i mezzi meccanici più imponenti che ci possano essere. E le capisco le vostre ansie, le condivido. Però credo che fare questo passo, fare questa scelta oggi, che è il momento più buio di questa Repubblica, ha un valore incredibile, ha un valore aggiunto. Oggi tutto è visto dalle persone soltanto in 2 termini. Le cose si fanno o se si ha la certezza di vincere o perché prima o poi può convenire. Tutti abbiamo dimenticato che invece le cose vanno fatte se sono giuste. Non ha importanza se si vince o si perde. Le cose si devono fare soltanto se sono giuste, se hanno un senso. E soprattutto se possiamo fare, attraverso quelle cose, possiamo fare qualcosa per questo paese. Io spero che gli italiani riescano, perché è una cosa che ancora non vedo, spero che gli italiani possano cominciare a innamorarsi del proprio paese. Spero che gli italiani possano cominciare ad innamorarsi della storia e delle persone migliori di questo paese. Spero anche che abbiano un giorno la voglia. Io giro da 13 anni le scuole d'Italia. E ai ragazzi ho sempre parlato di Sandro Pertini, ho sempre parlato del suo esempio, ho parlato di tantissimi eroi più famosi, eroi sconosciuti. Per me sono eroi questi, non Vittorio Mangano. Quelli sono altri tipi di eroi che lasciamo a loro, che sono degni loro di questo tipo di eroi. E spero fortemente che questi ragazzi possano, quando saranno adulti, ricordare questi esempi e che il loro cammino possa essere guidato da quegli esempi. Però c'è la parte più adulta di questo paese che non conosce assolutamente nulla. Allora io spero che un giorno la parte più adulta di questo paese, la fascia che va dai 30 anni in su, possa trovare il tempo per leggersi la propria Costituzione, possa trovare il tempo per leggersi, per esempio, che cosa diceva Winston Churchill quando firmò i Trattati di Monaco, quando disse: avevate 2 scelte, potevate scegliere tra il disonore e la battaglia, e avete scelto il disonore. Spero che la gente possa trovare prima o poi anche la forza e il coraggio di innamorarsi di questo paese, non soltanto e soprattutto del proprio tricolore, non soltanto quando l'Italia gioca i mondiali o gioca